Che malappuntamento, Meno male che è un appuntamento con Belobo. Che è un appuntamento galante. Poi che è un appuntamento galante. Galante. Può contrare da parla. Oh, ma che poco stasera. Ho che anche a me. Anche lì dai girati. Ma la volta contrare, che mi sono entrata. No, non l'hai scelata. Allora ci dici tu da casa, Madonna. Stanno. Domani? No, domani, domenica. Domenica, no, domani. Ma 24. No, domani è sabato. Ma lei ha detto domani. Ma 24 mi fa, o no? Io sono nera davanti alla chiesa, non c'è scritto niente. Secondo me sarà domenica. Boh. Chi capisce anche chi preve. Gigi. Non c'è scritto niente. Sei sicuro? Te sicuro? No, sono nera, guardavo, c'è un parchetto, in piazzetta. Sabato 24. Ecco, vedi? Sabato. Processione della Madonna di San Marco, per le vie del paese. Ma che? A Pasqua che? No. Bisognerà che ti metti fuori le coperte. Ui, me la sono messa, vedi? Ah, no, via Veneto nel... In Avena? Ecco, in Avuta aveva. C'è il cartellone fuori, ma via Veneto non l'ho mica visto. Ma nega, niente cartellone. Il cartellone grossissimo per e come te ne hai Cesare, te hai mica visto il cartellone? Di Cesare che sono neve. Ma i Iesa non sono fuori, c'è. E mi l'ho visto, Anna. All'ufficio turistico, da Las Vegas, da gente con le asse. L'ho visto anche da poco. Vabbè. Ma via Veneto non è che mica, perché c'è scritto talmente... Allora te poi avanzate e mette fuori il cuore. Io dici, mi li mettivo, ma sei rimasta che vita. Boh. Ma per Madonna del Rosario ti metti fuori? Per Madonna del Rosario ti metti fuori? Sì, una. Anne passa neanche per lei. Ah, ormai ne capisci. Vabbè, stanno passerà. Che dici? Sì, sì. Le terra tanti i prezzi. Vabbè, lasciamo aspettare. Sì, lasciamo aspettare. Ma l'anno passato non è mica fatta. Sì, che è passata, sì. Ma no! Sì? Ma no! No, due anni fa. Due anni fa, guarda tu. Ma è sempre passata la cessione, o no? L'anno passato non è mica fatta. Non si poteva. E domenica c'è un'altra cosa, ma domani 24, sabato 24. E quello che non va? Con tu? Guarda! E ma? Andrea! Allora domani, vabbè! Domani sera alle 8:30 arriva giù, o se va? Te che vedo domani? Dimmi le pietre nel tuo cuore. Come mai? Ciao, ciao, ciao. Mi è giusto che vanno in tutti. Come mai? Dimmi le pietre proprio. Ma domani ci sono gli alpini, ma c'è la festa ad Angela. Gli alpini, una festa a Angela. Angela? Angela è Angela. Ce la porta la Madonna, se ne viene. In casa può portare, no? Gli hanno fatto un giro in lavoro. Ma c'è la porta se ne gai alpina puttana. E ma i cani alpini? Nel corpo così. Dici, nel corpo così se presta sempre. Sì, sì, è vero, è un bravo. E io, ecco, ammirevoli sono. Sì, è già a festa l'angelo, poi sta che mamma mia la bella e me ne viene più giù. E vabbè, e cosa ti fanno? Sì, ma te l'hai fatto tutti e due il vaccino, ti ha fatto tutti e due? Gigi, te l'hai fatto bene. Ascolta, non vorrei fare neanche a solo te me l'hai detto. No, perché mi, guarda, non mi hai fatto culo dell'influenza, vieni che sopra mi sei. Sì, ma te l'hai fatto bene a farlo. Sì.
non udire, bisogna fare di Giovanni. Te l'ha detto? Al vaccino, che l'ho fatto. L'ha fatto bene. E i grossi, quando lo chiamavo, mi ha detto Carlo, ho pensato che sono detto a Mauro, e la Carla non so se riuscirà a fare il vaccino. E a benincare. Io in tutto fermo. Non sono stati lì neanche 5 minuti a guardare cosa mi fa. Ma infatti hai fatto bene, così almeno ti puoi sortire, fai quello che ti vuoi. Io ma adesso che tu non ho contato. Vabbè, ma adesso che quanti? Adesso ti è a posto, ti puoi sortire. Può portare mascherina. Però vabbè, te hai fatto bene. E dovevo fare un Pfizer? Venivo su di tutto per la con l'infermiera e mi scherzando a sera che era a partire dell'Italia. Godito, beh, dottore, mi raccomando, non mi faccia star male, che devo vedere la partita. E come Aida, che quando era la partita dell'Italia. Sì, sì, mi. La nuova settessa di fuori. Un calcio, io ho visto tutte, Sì. Quella essere, quella che. Allora mi guardavo, mi ha detto, guarda Carla, mi chiamava come mi avesse sempre. Se non avessi l'età, direi che parlo con una donna giù. Ma guarda giù! Ho detto, dottore, guarda, il calcio mi piace e lo guardo. Te come Aida? No, mi. A che è in agitazione? No, l'agitazione mi fu una bella poltrona dei primati. Metto sulle gambe, scendo a mia televisione, io guardai tutte. Brava. Aida non è successo di fuori perché. Aida l'era agitata. No, si agitava. No. Mi sto ben tranquilla, mi piace quando fai un po'. Quella sera lì se ne compurte Gigi. Se ne che ho pur te, non so mica come. Lo so, come l'hanno finito. Sì. Il mio dito stasera che gli lascia nei penne. Quando ho visto che un pala. Oh, ho fatto il salto così. Adesso calma tu quando che sarai in mondiali. In che ho visto un po'. Ti hai visto anche le Olimpiadi? Ho visto in che un po', Gigi. Io ho visto, ma. Che lunghe, che hanno tre quanto, mamma mia, 2-3 ore intanto che bevo, che l'avevi piatti, che per il mio lavoro, io guardai, conto, che sta, che me ne schifo, adesso che sempre Carlo Conti, poi, ne vedi niente a televisione? No, mi piace niente, Franca. E te sempre in giolica. Ma non credo. Bella, vedi qui, la mattina andiamo solo. No, mi mando un pesce e mi mando un pesce. Anche da cui si sente, i problemi di chi si fa da di te. Anche io. Oh, ma è così qua. Bella. E fai una bella torta. Vedo, meno per farti di qui. Lo sai che parlai uno di tanti alighieri lì in Piacenza? Parlavano di tanti alighieri in Piacenza. Che ieri sera parlavano di Dante Alighieri. Ah, bene. C'era Martini, una ragazza del liceo. Che sempre a casa, tutti i sera, che è un programma, ormai. Ormai era bravissima, quindi era brava, però ormai. Alla stufao. Ecco, bravo Gigi. E infatti ieri sera avevo il primo che torna a casa. E poi è un male altro fuoco. Sì. Eh? Sì. Ecco, era bravissima l'era, ecco. Usò un belico. Voleva fatto te. Vabbè. Un Carlo. Alle? Sì. Zamò! Lui che va se tu. Ancora te che avete, caro? In misura, a volte se che è partito in mezza, a volte mezzanotte stavo bene. E cosa te stesso? 7:30 sento l'Ave Maria, dico
sto lì ancora un po', poi dico, e cosa sto che a fare? Dormirò in vita di tarda. Pensa che allora te stesso? Sto sempre là nel finestra. Te stesso presto? Sette mesi. A volte, sì. Quando per, a domenica che l'ho messa di nuovo, a sette. Ma dove è? Chi o San Marco? Che, in parrocchia. A 9 ore che è Don Attilio mi piace. Ti piace? Mi piace perché le svelte. Le svelte, me l'hai detto mesi a Mina che le svelte. A Mina, le tutte le mattine. A che va? Un marito, Don Attilio. La vedo solo alla domenica. E sono mica brava come la Mina, ma che viene tu. E Don Giovanni era veloce o era lento? No. Lo andava bene? A messa come lui, guarda che dici, eh. Non l'ha più dita nessuno? Ne dico con capravo io. Ecco, come capisci, eh? Ecco. Per me, no. Mi guarda, venero ancora adesso, pensa come dice, è messa tra te, che ha avuto un marito l'altra mattina. Cos'è oggi? Dirà, cosa da te? Io ti ho detto la messa è per la tia. Non si ricorda? Si ricorda, no, perché ne ero da sua mamma, da gusto, ne ero da sua mamma che portavo roba dulce, ne ero per te, se siete lì. A Contea di Uvale? Eh? A Contea di Uvale? Mica tanto perché lì hanno che sentiva. Perché è suo mare, Carla? L'è morta, che sarà giusto mani. Adesso? Sì. L'era di 30, ma l'era inferma. Le gambe, le camminevano, doveva piedi. E lui come sta? Sta bene? Lui sta bene, te vedessi come lo trattano, gli portano in grazia di Dio, da mangiare. Lui ha detto, cosa mi ha portato? Ci avrà 30 kg di pomodori. E poi sapete chi ha ancora l'antica? Ma dove lei adesso? A Vernasca, ma la Vernasca. Ho 7 parrocchie, eh? Stanno la finoia a scuola, ma scuola la pensione, ha detto che era in crisi. Mi fai per scuola. Ah, merda! Mi posso ringraziare, Anna, perché ne avevo in anima viva, in me, ne avevo, quando mi hanno detto da stessa lei, 10 mesi, se ne chiedevo più di ma te stai anche a 10 mesi? Sì, Gigi. Ma infatti non te vedevo un secondo, te vedevo a finestra e basta. 10 mesi e con chi parlevo? Ah, mi ha detto, Carla, io non ho niente da fare, una sera mi chiami te, una sera ti chiamo io. E poi a volte dicevo, mi non chiamo, ma dicevo, signora, cosa è successo? No, perdo. Sto bravo, le bravo lui. Le, per me si dici, poi dopo se cioè, per tutti ne si può essere, ecco. Per tutti. Ecco, va bravo, io anche lui come tutti. E come tutti i suoi difetti. Ecco, anche dici, ma che per la bene da sarà parrocchia. Come lei era grande, un mio Mauro, che l'ha fatto un cereghetto a Don Checchi, vuol dire, ma di che ne era no, di bedugnese bedogna? Da Nesce a protestare, che vedo. Alla portava il commercio, Anna, anche chiudere la canonica, Gigi. Il commercio, la gente veniva per la messa, alla neve un papà. Stesso. Chi te me chi è? Un discorso, Ma! E dove va, Gigi? E dove va? La so per. Dio la tirevo là con sua morì. Però Bedogna cosa aveva fatto? Lei è morta di lì, se ne è resuscita un po'. Caremma! La cavrò da te, ripeto. Sento anche la Franca che ha il commercio, che si lamenta. E come si lamentano tutti, eh? Tutti, sì, tutti. E un disastro. Di quanto te la sarà una gol a bottega? E di che anno? E a chi è che sta fino a stantane? Mi
62-63. Per quanto l'hai fatta? Io ho cominciato le 2 anni, Gigi. Ero a seconda perché c'ero abbastanza cura. Se mi ha rotto mia sorella, sapeva bronco pulmonite, che via pleurite doppia, che macchine da paghe, tutto da cuore, e mio odito. Cos'è tuo? A me, mi so qua. A me si era detto a mio papà, ma no, che c'ero, ecco. No, no, papà non sta a pensare, mi fa partire, lì dove era a Balano, lì dove c'è, vicino a bar. A Portego? Sì, lì vicino, a Opera. Gira nel Mediterraneo, che tutto il furetto ha detto a mio papà, da come sarà in fiore c'è una cantina, eh? E quanto che sei stai lì? Io sono stava, tutte le sere, Gigi, quando ero finito a lavorare, ne vinceva, perché allora non sarebbe nata, ne ero una da Sant'Antonio, come io te, c'ero, e ti sono rimasto. Ti aiutavo? Sì, bella Gigi. Poi lavorare con lei, che nel sistema mi disse stupida. Dice, sei sempre non d'accordo? Oh, mi c'era una, che aveva ragione Don Costa, ora dico, 2 corpi e un'anima sola. Ma le vera, le vera, mi ricordo. Sì, ma voce. E allora una fotografia di Pietro insieme. Sì, te l'avevo fatta vedere. Te l'ha messa che era anche un l'avevo messa fuori che era anche un settimo. Un settimo, anche lì, poveretti. Guarda, io lavoravo quant'anni, allora. Fino a quando che sei stai? Mica proprio 62, anche 63. Per calura, Gigi, ti devi pure risparmi, che c'avevi tanti interessi. Un direttore lì, da banca, come dire, ho capito cosa vuole, vuole l'interesse. Sì, io e mia sorella, guardi il direttore, mi tratti bene, e infatti, Gigi, lei ha passato pensione, mia me, e poi interessi se mandare a Paolo e stavano là 2 o 3 mesi. Mi ricordo. Mi sarei sempre meglio io lì. Mi ricordo. Sì, che bello. Mi vuoi d'accordo chi c'è lui? Ti ha piantato lì da dove? Non ne si ricorda. Un cannolera. Buccio, davvero aperta. Cosa hai fatto? 50 anni? Sì. Prendere tanto conto per sapere la pensione da niente. Si vede che non ho mica paghetta anche tutto. No, ma gli artigiani anche così. Si sento 30, si sento 50. Dunque, te ne resti poco lontano, Fatevi neanche a rappallo. No, ma dico, anche te, come bullette che ti arriva a Dugano, perché devo stare gli imposti, Però, ma te scadi di suro e di sotto? Perché di suro è mi bagno e poi ho cambiato dopo giorni, voi tiro, mi levo la testa con un piccolo casco, fa tutto al culo. E te vedo se sempre chi bigodenta a testa. Mi levo, ma tu mi levi i capelli, mi butai un po', mi taglierò da me. Dario mi ha detto, bevo già e ti stai un po' me. Udario. Allora, guarda, posso dire che il mio verna tutti bene, non è buona persona. E te è una commerciante storica. Gigi, non è una persona che abbia antipatia. Quello che mi hanno fatto qualcosa, morte. Ne gambe, Gigi. Mi ne gambe. Da giusto ne piace. Né in elegante, né cogliere né da persona. Stasera è venuto Francesco e l'Evelina a portarmi un coso del salone, quadretto. Naturale come si sa, un min diceva di culo si dice. Beh, neanche da contare. Ma che culo, che diceva, meno male che la buca di la culo che ti aveva, ma mi so che ne sa. E casa, quando c'è?
ci gira che la vorrei vacare nata, sorella dei Caglini. Yeah. Si è riparenti? Con chi? Una ci gira che la vorrei fare nata, dei Caglini. Gigi con cui si serva, come si chiama? Un bastino. Si serva su di che? Ma un bastino era un marito dell'Anna? Da Lucetta. Ah, da Lucetta? Che bella donna. Ma un bastino era anche un marito dell'Anna? Che è? De Sghia. No, quello non era un marito. Un bastino. Ma l'era in bastino. Ma l'era in bastino. No, un bastino era... con la sposa mia. Adesso non ti porterei tutta questa discussione. Mario du Bastecolo per la Piolanna. Sì, lamma. Voi la fotografia ancora. Con l'anno Mario. Carla, guarda che hanno 2 anni che ti devi devi far vedere le fotografie. Bisogna che ti cerchi. Ascolta, l'anno. Un Mario che so che un mio ex. Senza fare dei nomi. Senza fare dei nomi, guarda, vedi, ascolta. Anche lì, quando ho detto chiuso. Già venivo in breve di San Marco, perché già veniva, voleva, scusami, prima il mattino, poi voleva riparare. Ho detto no. Basta. Chiuso, argomento chiuso. Ma le venivo con breve. Secondo maestro. Con dopo l'uomo. Le venivo io, mio papà, Gigi, non avresti mica con sé, non avresti con sé con scusa, perché ho tani, secondo lui, c'era una la Sempoli per me, lui la lascia bene, no. Guarda papà, metti un po' in faccia, chiudo. Argomento chiuso. Anche se ho sofferto, dici perché. Ecco, Tani, ero il mio primo moroso, ecco. Però, mi corre il pianto. No. L'importante era quello lì. No, tu sai che Anna, ricordo più un ilo. 4 anni che ho avuto l'amicizia con un ilo. Ricordo più perché... un mio adore era di... Mi ricordo un ilo. Era di un'intelligenza, mica, ecco, Ecco, poi, guarda, gli dice, vabbè, quella sera tanti soldi. Ecco, no, mi invio, quando mi dice, no. No, i risparmi di mia sorella, acca. Mio papà, la sei fiore, perché, l'ha detto, fammi una finta vendita, che ne è per te e per qua, vi faranno 2 appartamenti e con la sua mia figlia erano d'accordo. A qua, che non testa me perché a te a me deve fino a mi te dico, Sì. Se avesse detto da minuto, la soldeva a muda. I suoi oro, i suoi risparmi, ma mi ha detto vado a pie i miei risparmi e ne sta pensando insomma. E va in Riviera. E pensa che ne sono penegami, a pensare che ancora mi telefono a sciura che mi deve l'appartamento. E va che? No, Gigi, non più che vado da me un po', mi tanti ricordi, no. Ormai a mia vita le chei e che dico, godi tu a Don Giovanni, quando muoio deve venire a portarmi al cimitero. Mi ha detto, guarda che domino, non lo permetterà. Quando è venuto Don Nino a Benedetto, l'ho accolto, ho detto che la parrocchia di Bedonia non è stata trattata bene, con gentilezza, con educazione. No, ho detto Don Nino, la parrocchia di Bedonia e noi bedonieri non siamo mica contenti, ho detto. Ho detto, le chiedo
un favore, che se muoio... Da chi ha altri 30-40 anni? Ma no, che è Lucia Botte, dico guardate, dico come se mi addormento. Ma te sanno come incurarlo? Ma un cremica tanto, se mi somiglia ai lagali, perché hanno tutti toccati lì, che mese Paolino, l'altro uomo, mese Giovanni, l'altro uomo, ha detto in tuo sogno. E allora dico, vabbè, vuol dire tu devi, mi deve fare un favore. Uno ha detto, e le sue volontà, perché guai quando mi vedo, inceso mi ha detto, bisogna salutarmi una volta, mi ha detto la Carla bisogna guardarla perché è sempre impeccabile. È vero, te è sempre in ghingheri. È sempre impeccabile, grazie Domenico. E chiuso, mi però che voglio bene a Don Giovanni. Vabbè, lui ti ha detto cuvè però. Sì. A cammina diceva che fa benito, a che fai va a turta, a capo. Io mi ricordo, a pesè e a turta del riso. A turta d'erba e capo sé. E infatti quando lui dice in dialetto, Giovanni dice, la mamma Carla cosa voleva dalla mina? Lo dica Giovanni, a turta capo sé. E te che l'hai mai fatta? Te? No. Da mangiare mai chiedi. No, veniva, tene che piaceva, mio caffè da quando è morta a te nello. Non te l'ha più bevuto? Non te l'ha più fatto? No, forse. Mi più te un caffè, no. E allora che dicevo, Don Giovanni sa come? Io il caffè non ve lo posso fare perché le macchinette. Bisogna due raie tutti i giorni. Bisogna due raie tutti i giorni. Sì, che ne tre o quattro, là senti dove ero, il papà non mica boh. E allora che trepievo con la roba da bere senza zucchero, ecco, la beveva in bicchiere, la beviamo insieme e ecco. No, mi merda, mi credo da essere mezzo che, ma dici, ecco, che mi conta quello lì, da ne dai una cattiva. Ma lei è la tua volontà, ti te fa piacere, te se te fa piacere. Ma no, da ne essere mezzo che. E tanto da chi ha là, che pensa no, lei, ma. No, dici, non si può dire, non si può, quello lì è la morte, sembra sicuri, ecco, gli altri no. L'unica certezza che abbiamo. L'unica certezza. È triste perché se ti pensi, ecco, quello che ti viene a fare credere lui, a Don Giovanni, una volta che lui dice, Don Giovanni, ho dei dubbi. Il dubbio è umano. Il dubbio perché lui è fare un po' che te veniva. E che roba? Uva sincerità, dici. Giovanni, io vedo, no Carlo, mi ha detto, chi è che ti ha aiutato tanto? Tua sorella. Tua sorella, l'hai detto te? E come l'avrebbe? Sarà... Desure. 10. Desure. Oh, mamma mia. Ma fate un po' di firosso. Ma dici che ne sta la presentina, a nessun che era. No, prego. E se... educato, Anna, sì. Che non mi pierda nel pubblico lì. Ti credi che mi pierda? No. No, no. Si sta ben fuori adesso? Sì, proprio. Stasera si sta bene, Adesso. Vabbè, un po' ci saremo. Un po' di firosi. Un po' di firosi. Sì, uccide ma ascoltavo, la registrare tutto. Ma ne stai di debale. Ma, mica credo. Anna, dico se la tenga per me. Ascolta, quando ne che sa roppe, dici? Ecco. Da due eri. Non senti a casa. Ma può sentì. Ma può sentì. Vedi che ma può sentì. Guarda Carla. Cara mia Anna. E così. Non mi fanno i suoi mangiare, niente come niente. A voi ti vedi, vabbè. E perché siete prima donna? Come no, beh? Più questa...
Sei come Alberto Sordi, da piena estranea in ca, non si può mica. Ascolta i comandi da lui, perché è più padrone, da vorrei a carica che finché posso, altrimenti gli dico... Aria! A ricordo? No, no. Finché te piace ti fai. Ecco, finché posso... Ma te in gamba. Di lavoro, guarda, di lavoro importante. Che forse una donna giuna, ecco, lei ha lo stiro, quindi le sue schede, tutta con l'alcol, ecco. Però a volte dico, ma queste cose, mi sento dico. Ma se te vedo tutti i giorni che te sempre te la traffica. Sì, sì, traffico. Ma ne sta a nascere per scare, Carla. Sì, io sta messa a messa, Tu sai che tu grazie... Almeno te temevi un po'. Io tu grazie la dico, Carla, attenta a non cadere. Però sì. Sono la tua salvezza quando la vediamo. Se non nasce una scala, mentre si difende. Altrimenti, le mie gambe non avesse me, Anna. La scala sì, ma quando dovrà attaccarsi le tendine. Le tendine non le devo. No, le tendine. Non le devo fare perché, anche dove vanno le dico. Le scale su, sei in casa sola, no, perché è pericoloso. E se casco che era definita, È pericoloso. Ciao ragazzi, ciao. Ti saluto. Ciao, ciao, ciao Carlo. Mi raccomando, Sta tranquilla. Tante parole, Tra vent'anni guardiamo. Tra vent'anni parla bene.